Ciao Ivana, benvenuta, grazie per essere presente a questa video intervista. Ti faccio subito una domanda a bruciapelo: a che punto sei dei tuoi studi e dove stai studiando? Ciao Massimo, grazie a te per l'invito. Allora, io ho studiato Accademia di Belle Arti a Torino, corso di Nuove Tecnologie, e mi sono poi successivamente iscritta alla CFP Bauer di Milano, e corso biennale di fotografia che ho praticamente appena terminato. Adesso sono in fase di stage, però insomma il corso è concluso. Bene, ti chiederei di condividere un attimo la scrivania, così mentre ti faccio altre domande, magari condividi anche alcune delle tue immagini. Certo, ecco. Benissimo. Dunque, la prima domanda che ti faccio è che tipo di rapporto hai con la fotografia e che cosa ti aspetti dalla fotografia? Allora, per me la fotografia è sicuramente un mezzo di espressione, un linguaggio, e per me è sicuramente il più intuitivo e spontaneo. Motivo per cui utilizzo la fotografia da quando sono molto giovane. Oggi forse è principalmente un mezzo di sperimentazione, nel senso che mi piace, cioè mi interessa molto il modo in cui riesce a ripropormi la realtà, a ribaltarla, a contorcerla in molti casi. E quindi proprio in questo mi è molto utile anche nell'analisi di magari un pensiero teorico di un concetto e soprattutto mi è molto utile anche nel monitorare quello che cambia nel corso degli anni, del tempo, come cambia il mio rapporto con la fotografia stessa, sia a livello tecnico che estetico che teorico. Bene, senti, il tuo progetto, raccontaci che confine hai raccontato. Sì, allora, come potete vedere sullo schermo, il mio progetto l'ho chiamato Leakout e si focalizza principalmente sulla decontestualizzazione del concetto di casa e sul superamento dei limiti, dei confini, diciamo, che apparentemente le mura rappresentano. In questo caso ho un po' inteso la casa come un dispositivo vivo, diciamo come un organismo perfetto e complesso che può ospitare una moltitudine di corpi diversi. L'ho un po' immaginata come un corpo fluido che cambia, ridefinisce i suoi confini in base a chi l'abita e viceversa. E ho quindi, diciamo, inteso l'abitazione come non più come un territorio chiuso da preservare anche un po' in funzione di una soggettiva individualità, ma come uno spazio aperto che lascia appunto trapelare, appunto da cui deriva anche il nome del progetto Leakout, e lacerare. E da come da queste, diciamo, ferite lascia entrare quello che vi è fuori, ovvero, diciamo, l'altro, lo sconosciuto, che sia umano o non. E diciamo che è proprio in questo lasciarsi lacerare che la casa perde il suo confine tra il dentro e il fuori. In sintesi, diciamo che ho voluto parlare di integrazione e della presa di coscienza di un confine come qualcosa che lascia pensare a cosa vi sia oltre questo confine, no? Quindi non più come un limite, ma come una superficie da oltrepassare per entrare in contatto con l'altro, anche solo immaginare cosa vi è oltre. Molto interessante. Senti, ti faccio una domanda che ho fatto a tutti. Tu sei giovane, però insomma, se dovessi incontrare un giovane che ti chiede consiglio, giovane uomo o giovane donna, ovviamente, che ti chiede consiglio su come approcciarsi a questo mondo, al mondo della fotografia, sulla base della tua esperienza didattica, di studio, sia prima all'Accademia, poi alla Bauer, immagino anche un po' lavorativa, che cosa gli consiglieresti o le consiglieresti? Allora, diciamo che le consiglierei, anzi le parlerei o gli parlerei, soprattutto di quanto sia importante accrescere la propria cultura visiva, quindi diciamo ricevere sempre degli stimoli esterni,
sia quindi guardare tanto il lavoro degli altri, che sia passato, contemporaneo, non solo su un unico mezzo, credo sì, no, nel senso non solo dalla fotografia, ma anche dalla pittura, dal cinema. Quindi ecco che è un po' quello che mi ripropongo di fare io tutti i giorni. Bene, adesso ti chiederei di togliere la condivisione, così ti faccio l'ultimissima domanda che riguarda la call. Che cosa ha significato per te confini e se ti auspicheresti che venisse riproposta come call per altri, diciamo, giovani? Ma è stata sicuramente un'esperienza molto interessante, molto divertente, perché diciamo è la prima volta che ho avuto l'occasione di provare delle attrezzature. Infatti ringrazio tantissimo tutti voi e chi ci ha permesso di utilizzare appunto le attrezzature per la realizzazione del progetto. E, assolutamente spero che sia che possa continuare ad essere riproposta anche ad altre persone, perché è anche poi interessante il confronto con dei coetanei, anche se non ci siamo ancora incontrati di persona, però insomma è interessante ragionare tutti insieme su un unico tema quindi sì, assolutamente. Benissimo, Ivana, ti ringrazio e ovviamente appena sarà pubblicata ti avviso in modo tale che tu possa condividere sia con i tuoi colleghi che con la scuola che con i brand, insomma, ovunque. E, ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con me a rispondere alle mie domande e ci sentiamo presto per la prosecuzione della call, ok? Grazie mille. Ciao. Vai, grazie, grazie. Sì.